Ehi la ciurma, io sono Mazzetes e ben ritrovati in questo nuovissimo episodio di Spore Galactic Adventures. Meanwhile, sono andato a controllarmi dove era quell'impero che ci mancava e che ci eravamo persi, riguardandomi nel mio stesso episodio. Non so se voi, qualcuno magari di voi l'ha commentato nel frattempo, ma dovrebbe essere tipo da queste parti qua. Perché eravamo saliti su un attimo per vedere qua dietro che cosa c'era e l'avevamo trovato. Infatti, eccoli qua, questo qua è l'impero Clark. Clark si chiamava, vero? Sì, esatto. Che sono nostri amici e... Ah, tra l'altro, ma perché Sporopedia non li... No, dov'è Sporopedia questo? Sì, commercio, volete qualcosa? Niente. Però loro vendono le colonie a 75.000, che a me piace molto come cosa, perché sono un nulla. E quindi, grandi. Grandi, 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 molta stima per voi ragazzi. Allora, dicevo qua in Sporopedia, perché non me li metteva? Ah sì, no, me li mette qua, ma l'altra volta non me li metteva qua. Me li metteva, boh, non lo so. Hypox, dovremmo terminare presto l'annessione. Potrei anche cercare di annettere Vabole, effettivamente, non credo che ci sia molto utile. Chief Chef, meno che meno. Oh, c'è qualcuno qua. Impero Pinguino, sei nel nostro territorio. Per tua fortuna abbiamo molte cose in vendita. A me piacciono le cose in vendita. Sai com'è? Ma veniamo subito a trovarvi, Impero Pinguino. Ciao. Un caloroso benvenuto. È sempre un piacere fare nuove amicizie, sempre che tu abbia tali intenzioni. Come ti chiami? Sono di Mozzo, vengo in pace. Se sei di animo pacifico, non ti venderemo armi, a meno che tu non insista. È un onore. Vediamo a quanto hanno le colonie. Sono un po' di più, eh. Saranno anche commercianti, ma non hanno grandi cose. E questo cos'è che è già? Una creatura del pianeta per modificarla. Ah, vabbè, tipo creiamo degli OGM, ma non è che mi interessino particolarmente. Queste ultratorrette effettivamente potrebbero essere un investimento, per quelli che hanno molte spezie. Però io andrei più che altro a... Loro sono qua. Ok, sono gialli. Ottimo, buono saperselo. Qua ci abbiamo loro, là ci abbiamo gli altri. Qua ci abbiamo i... No, Steve Jobs, come si chiama questo? Peter Griffin. Qua ci abbiamo un'immensità di pianeti e di tutto e di più. Allora, saluti, voglio solo ricaricarmi un attimo nel commercio. Volete qualcosa? Non volete un casino di niente. E però io andrei a fare... Che cosa volevo fare? Non mi ricordo più. Io andrei quasi quasi ad acquisire... Vediamo quale dei due può essere più interessante da acquisire col tempo. Allora, human... Sono miei alleati gli human. Allora andiamo a riprendere un po' di navette. Quasi quasi dovrei cercare altri buchi neri per... Al commercio, vuoi qualcosa? No. Diplomazia, puoi prestarmi una... Eccellente, grazie mille. Arrivederci. Allora, vorrei andare a cercare dei buchi neri in modo da... Andare... Impero me è neutro per ora. I Minor mi danno delle astronavi invece, mi pare di sì. I Minor, neanche il tempo che vola dovrebbero darmene una. Salve, diplomazia, puoi darmi una nave? Eccellente, grazie mille. Più che altro da potermi difendere egregiamente se per caso ci fosse qualche problema. Gli Hypox non sono più miei amici, credo. Cioè, siamo faccina blu, ma non siamo faccina verde. Grazie. Puoi prestare una del tuo fratello? Eccellente, grazie mille. Tra l'altro, credo che non possano darmene più di una, ma è meglio controllare. Cioè, nel senso, se io vado in un altro, quest'altro sistema può darmi una sua nave? Non credo, eh. No, infatti. Chi altri abbiamo, Sporepedia? Cosa ci dici? Chi altri abbiamo di amici? Allora, Minor abbiamo chiesto, Tempo che vola abbiamo chiesto, Human abbiamo chiesto, Santa Claus ce l'abbiamo, Clara che ci manca, che potrebbero darci un'astronave. Poi
Poi in realtà potremmo anche diventare di nuovo amici con Impero Me, potrebbe essere utile Impero Me. Perché qua vicino, mentre invece Hypox è un pochettino più... cioè Clark è un pochettino lontano. Quanto siamo amici con Impero Me, scusa? Magari gli possiamo dare dei soldi e la chiudiamo qua, che dite, senza dover fare qualche missione. Saluti. Ah, siamo solo 42, però diplomazia. Un dono come pegno di amicizia, 100.000, quanto gli aumenta? Ah, sì, vedi che sono nostri alleati adesso. posso chiedere un'altra cosa? Volete per caso qualcosa in vendita? No. Però, diplomazia. Puoi prestarci una tua nave? Eccellente, grazie mille, arrivederci. Ottimo, così siamo pieni di navi e possiamo andare allegramente. Allora, prima mi ricarico le energie e poi vediamo un attimo dove andare a esplorare. Più che altro da vedere i buchi neri dove portano. Perché vorrei possibilmente arrivare al centro della galassia prima di uccidere i Grox. Però il problema è che i Grox li abbiamo incontrati con qualsiasi... cioè se trovassimo un buco nero che ci porta un po' da un'altra parte. Forse qua, quello qua sotto avevamo visto, quel buco nero era poi collegato a un altro buco nero che portava altrove. Questo, ecco, sto dicendo questo. Mi pare che quel buco nero portasse poi a un altro buco nero. E quindi può darci la possibilità di spostarci di un altro po' in fretta. Senza dover ricercare troppo lontani dal nostro sistema madre, ecco. Perché la casa è sempre casa, ecco. In caso di casa. No, qua non c'è niente, ma questo potrebbe essere un buco nero. Quello là potrebbe essere un buco nero. Quelli là luccicanti non ho ancora capito se sono effettivamente dei buchi neri o... questi luccicheggianti qua sono dei buchi neri? Questo è un buco nero? No, è un sistema. Però è un sistema particolare, perché ha tutta questa luce? È un binario azzurro! Ma è bellissimo, che cosa c'è? C'è un... ah, qua però c'è della gente. Non posso colonizzarlo, vero? No. È bellissimo, blu e rosa. Mi è piaciuto questo. E questo qua invece che cos'è di bello? È un rosso... no, è uno blu e basta. No, è binario rosso e blu. Una piccola rossa e una grande blu. E qua anche ci sono degli animali. T1, T0, T0, T0. Boh. È carina anche quella formazione galattica là. I buchi neri invece che aspetto hanno, scusa, visti da lontano? Adesso che vogliamo tornare al nostro punto di partenza. No, sono comunque molto... paradossalmente molto luminosi. Allora non era questo, abbiamo sbagliato strada. Dovrebbe essere l'altro a sto punto. Quello che è verso la direzione di Santa Claus, ecco per intenderci. Guarda come spariamo fuori tutti insieme. Allora, quello laggiù dovrebbe essere. Questo non è un buco nero, era una rara formazione galattica. Probabilmente è un rosso e un blu. Questa è una stella rossa. E questo è un buco nero. Allora, passiamo nel buco nero, vediamo un attimo. Era qua che c'è... sì, era qua che c'è un altro buco nero nei dintorni. Ma c'è le freccettine, effettivamente. Anche da discretamente lontano, vedi qua le freccettine. Allora, dove siamo usciti ora? C'è un altro buco nero là, tra l'altro, interessante. Siamo tutti in un altro ramo. Ah, siamo nel ramo sopra. Molto interessante. Allora io mi butterei subito in quell'altro buco nero che ho visto qua. Andiamo qua e vediamo dove ci porta. Un po' di viaggi rapidi, perché sappiamo come raggiungere il sud, l'est, il braccio sopra il nostro, e questo dove ci porterà?
Ah, UFO stili stanno attaccando dei Chilioppo. E allora arriviamo, aspetta un attimo. Tra l'altro, come hanno fatto a mandarmi a avvisarmi in tempo reale che sono praticamente dall'altra parte della galassia? Sono leggermente a sud del centro della galassia. Quindi questo potrebbe essere comodo. Quello è un buco nero. Potrebbe essere un buco nero quello. Ma non posso andare da nessuna parte? Sì, quello là è un buco nero, ma io vorrei tornare un attimo a casa. Ci torniamo qua tra un attimo, eh. Comunque l'abbiamo visto quel buco nero, sappiamo che c'è. Adesso però dobbiamo tornarcene a casa. E visto che dobbiamo fare un paio di salti nei buchi neri, meglio non temporeggiare troppo. Allora, usciamo di qua. E già arriveremo tardi qua. Allora, qua dov'è l'altro buco nero da cui siamo arrivati? Questo. Ok, tuffiamoci dentro. Gli alleati sono sempre più lenti di noi, come al solito. Allora, usciamo da qua. E ora dovremmo essere vicino a casa, o no? No, dobbiamo prendere ancora un buco nero. Quanti cavolo di viaggi abbiamo fatto? Tuffiamoci qua. E ora siamo vicino a casa. LOL. Allora, dov'è che... il problema... Ah no, è già sparito il problema. Vabbè, andiamo a ricaricare l'astronave. GG. No, qua. E poi andiamo a vedere l'altro che problemi aveva. No, vabbè, l'altro ormai è finito, nel senso che saranno sopravvissuti o avranno perso della spezia. No, più che altro andiamo a vedere l'altro buco nero dove portava. L'ultimo che non abbiamo potuto esplorare. Beh, l'ultimo, ce ne saranno altri, probabilmente un inception di buchi neri, un buco nero che ti porta in un buco nero, che ti porta in un buco nero, che ti porta in un buco nero. Allora, primo salto andiamo a est, a ovest. Se ha in qualche senso di resto ovest, insomma, a sinistra, la parte sinistra della nostra galassia. Poi ci lanciamo qua, dove andiamo appena sopra, cioè ci spostiamo dal capo opposto della galassia per saltare al braccio superiore. Che poi non è il superiore, è quello appena superiore al nostro, perché quello più superiore di tutti non è. Dovremmo dare una numerazione a questi bracci, effettivamente. Ha 8 braccia, no? Questa galassia. Ha 8 braccia, no? Questa galassia. 1, 2, 3, 4, 5. No, sono 5. 1, 2, 3, 4, 5. Quindi, qua siamo nel... secondo, facciamo in senso antiorario da casa. Questo è il secondo braccio. No, no, non voglio tornarla. Scusami. Volevo andare in questo. In questo qua che dovrebbe portarci al braccio numero 4. No? Quindi abbiamo fatto 1, 3. 2, 4, vero? Abbiamo fatto 1, 3, 2, 4. Cosa succede? Ma come salva il pianeta Berro? Ma porca di una miseria! Ho 4 minuti per arrivarci. Sono dall'altra parte della galassia, ma non lo capisci? No, non lo capisce secondo me, sti idiota. Porca paletta. Ogni volta che vado di qua ci sembra un cataclisma dall'altra parte. Sto arrivando. Che tra l'altro questo mi porta ancora al braccio 3 e poi devo ancora arrivare al braccio 1. Ed è già passato un minuto. Sto disastro ecologico del Kaiser.
Dov'è? Dai, andiamo all'1. Sono già passati 2 minuti. Vai! Dov'è sto pianeta burbero, burro? Vai, veloce! Porca, dove mi sei? Sti viaggi interplanetari come sono lenti. Arriviamo, ma è nostro, scusa, quel sistema? Ah sì, no, è sul sistema binario, dobbiamo arrivare per forza. Vai, 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 precipitati. Oh, ce l'abbiamo fatta. Poi, fortuna, miseria. Commercio, volete qualcosa? No, non voglio un Kaiser e niente. Però dammi sti 5 rosa che non mi dispiace. Ok, adesso possiamo andarcene. Plox. Adesso torna a casa che ti ricarica. No, non vado a casa a ricaricarmi sto giro, Andiamo via. Là. Nel buco nero. Ce la faranno i nostri cari amici ad entrare nel buco nero che è da 1000 anni che stiamo provando a esplorare? Braccio 3. Allora, braccio 3, usciamo. Saliamo in su. Poi dal braccio 2 andiamo al braccio 4. Sì, l'ho capito che il collasso del sistema è stato sventato. Usciamo dal braccio 4 e dov'è che era? No, dov'è che era l'altro? Forse era là. Sì, era quello là. Andiamo là. Come turista 2? Come facciamo ad avere il turista 5 a sto giro? Dopo diamo un'occhiata alle medaglie, cosa ci manca da fare ancora? Come trasmissione in corso in arrivo da Impero Hypox? Cosa volete, Hypox? Non riesco a leggerlo da qua. Vabbè, probabilmente mi vorranno vendere il sistema adesso quando arriviamo. Dove siamo finiti più che altro? Di nuovo nel braccio 2? Eh sì, siamo di nuovo nel braccio 2. E non molto lontani da dove eravamo prima, tra l'altro. Però ho visto qua un buco nero da qualche parte. Mi è sembrato di vedere un buco nero da qualche parte. No, è là. Pilota 5. Ho il motore interstellare 5, sì. Sì, così almeno mi posso muovere un pochettino più veloce. Quanti crepi di parsec ho dovuto fare di viaggio? Ora dove siamo? In che braccio siamo finiti? Questo è un... c'è un altro buco nero là. Due buchi neri. Siamo appena sopra il centro della galassia. Riusciamo ad arrivarci? Vediamo.
Senza incontrare i Grox. No, ci sono i Grox. È pieno di Grox qua. Santa paletta. Via, 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 via. Yamme, yamme. Adesso dobbiamo fare 400 buchi neri per tornare a casa. No, però a questo punto ci conviene prendere l'altro a mano. Nel senso, senza fare tutti quei buchi neri là. Sappiamo che qua in fondo c'è l'altro... Là dovrebbe esserci un altro buco nero. Quindi noi andiamo in là. C'è qualcuno qua? Liston. Ciao Liston, veniamo a trovarvi. Sistema binario, bello. Lucia Miracles. In nome della ragione ti rivolgiamo i nostri saluti. Noi di Impero Lucia Miracles amiamo sottoporre ogni ipotesi ed analisi, sperimentazioni e concrete prove empiriche. L'universo dà le sue risposte a coloro che sono abbastanza intelligenti per trovarle. Possiamo forse aiutarti nella tua ricerca? Sono in mezzo, vengo in pace. Ciao, mi piacciono. Volete qualcosa? Non vogliono un Kaiser di niente. Ah no, la verde è 26, no, è bassa. La blu è... no, è bassa. Hanno un motore interstellare 5 a 1 milione. Ma io andrei più che altro dai commercianti. No, loro... no, non sono commercianti. Loro sono scienziati, quello che sono buono, lo so. E... ma tra l'altro una cosa. Gli achievement... no, non li dà qua su... Sono degli achievement interni di Spore. Dov'è che era l'altro buco nero? Era su o giù adesso? Beh, andiamo a vedere questi. Ho incontrato degli altri tizi qua. Credo che dovrò pagare dei soldi per ricaricare il l'astronave, effettivamente. Esploratore 3. Crateri, colline, fiume. Lizard. La nostra civiltà è immense, lo di Espode, foriero della verità e dell'illuminazione. Tu però vaghi ancora nelle tenebre. Cosa vorresti da noi? Sono di mazzo, vengo in pace. L'umiltà è il primo passo da compiere per diventare un seguace di Espode. È un onore, non so chi sia Espode, ma... Ricarica 36.000, però non so se posso tornare effettivamente a casa prima. Quindi io direi che me la ricarico, ho speso un po' di soldi, ma... Meno possiamo tornare a casa. Forse era più comodo effettivamente farlo... Allora, qua dove dobbiamo andare? Ma forse ce ne va ancora un attimo, eh. Deve essere tipo da quella parte, da quelle parti là. Il buco nero. Qua c'è un qualcosa che ci chiama. Chi c'è? Impero Stanley. Apparteniamo a Impero Stanley. Tu no invece, ma speriamo tu sia divertente almeno. Sì, io sono divertente. E tu hai molte ragioni per essere umile. Scherzavo, davvero. È un onore. Vuoi un po' di torta? Ma ce l'abbiamo la torta? Aspetta, non abbiamo alcuna torta. Ehi, non è che per caso vendi delle torte? No, però vendo della spezia. Siete interessati alla spezia? No. Vabbè. Grazie lo stesso. È stato un piacere. Allora. I buchi neri erano... Oh, qua c'è un altro tizio che mi chiama. Chi è? Chi sei? Impero Father Christmas tua nonna. Ciao. Siamo terrorizzati. Il mostro incede tra le stelle come una razza di giganti. Siamo Impero Father Christmas Turtle. Crediamo che la felicità sia l'unica vera moneta di scambio dell'universo, il modo migliore per raggiungere... E grazie al commercio aperto e libero. Scusate, come possiamo renderti felice? Voglio solo tornare a casa, in realtà. Per di più non volete niente, quindi... In realtà, ci sarà un piacere incontrarvi, ma... Qua c'è un buco nero, che sia quello che conosciamo noi? No, non è quello che conosciamo noi, è un altro buco nero ancora. Che non so dove conduca, ma il nostro buco nero di prima, dov'è che era? Qua incontriamo altra gente. Impero Homer. Ciao Homer. I tuoi tratti non sono familiari, qual è il tuo nome? Sono rimasto, vengo in pace. Commercio, vuoi che qualcuno che volesse qualcosa, porca miseria, tutta una galassia, non c'è nessuno che vuole niente. Però questi vendono la roba a buon prezzo, aspetta un attimo. Hai per caso anche il motore interstellare? No. No. Però due colonie te le prendo, guarda. Ciao, è stato un piacere.
Dov'è che erano questi buchi neri? Qua forse? No. Dov'è che erano? Mi sono perso i buchi neri. Qua c'è un impero di mitra. Ah, un'altra specie sconosciuta, splendido, dacci informazioni su di voi. Sono morto, vengo in pace. Oh, nessuno che vuole niente. 48.000, ma ne posso ottenere 10.000 di più. No. Viaggiatore 3, ottimo. Che roba è questa? Oh, santi numi. Sta per esplodere questa. È bellissima però. Là, forse è là il buco nero che noi conosciamo, a noi noto. Scusatemi ragazzi, ma vengo a salutarvi un'altra volta perché... No, non è neanche lui! Oh, cribbio. Dov'è che era quello che conosciamo noi? Non so neanche dove mi può portare quello. Scusa un attimo, ma dov'è? Mi sono allontanato troppo, probabilmente. Forse là era, ma che ne so io? Siamo un po' persi. Dico, vabbè, tutto lo troviamo, è un buco nero. Come fai a perdere un buco nero? Scusate, io invece ho perso anche un buco nero. Altri imperi che ci vogliono salutare e dire che siamo belli. Ok, altri imperi che... No, quello è un buco nero? Forse sì, dalla specie di luce che fa. Altri imperi. Ma dove può essere questo buco nero? Forse era quello laggiù, eh? Beh, siamo andati un po' in viaggio, ci siamo fatti un po' di parsec così a spasso. Riusciremo mai a tornare a casa? Qua c'è un altro buco nero, ma non è quello che conosciamo noi. Rublena, mi spiace, ma siamo un po' persi nel nulla qua. A che punto era quel buco nero che conoscevamo noi? Era così esterno? Ci siamo arrivati praticamente alla fine della galassia qua, non abbiamo più... Oh, eccolo! È lui? C'è qualcuno qua per fortuna perché non abbiamo più... Non abbiamo più energia per la nave. Impero Stomacchio... Salve, sono molto contento di averti incontrato. Sono di mozzo, vengo in pace. Salve. Puoi ricaricarmi, 21.000 meglio. Costa ancora meno dell'altro. Non vogliono niente. Ma 1.000.000. Ma prendiamo, dai. Ci avete salvato la vita qua. Allora, dove dobbiamo andare, no? È quello... Paradossalmente più lontano, quindi dobbiamo andare a questo. Ci siamo fatti praticamente mezzo braccio 2 della galassia. Saremmo già arrivati a questo punto, invece niente. Ma c'è un buco nero là sopra però, che non avevo mai visto. Potremmo sfruttarlo. Ok. Siamo finalmente tornati nel nostro braccio, no? Casa, sì, casa, dolce casa. Dopo eoni percorsi, qua cosa vogliono loro? Ah, il loro sistema. Sì, te lo acquistiamo prima di concludere l'episodio. Tanto è una roba insulsa, un T1 rosso. Ti do 3 milioni. Ottimo. Ora, cosa rimane all'impero Hypox? No, sul serio, cos'è rimasto l'impero Hypox? Esistono ancora gli impero Hypox?
No, infatti non esistono più Impero Mozzo. Li abbiamo acquistati completamente. Quindi quella è stata l'ultima volta che abbiamo incontrato l'Impero Apox. Ed è anche durato tantissimo questo episodio. Quindi io vi saluto, vi invito a lasciare un mi piace e iscrivervi se per caso non l'aveste già fatto. Ci vediamo nel prossimo episodio. Ciao a tutti, buona giornata!